Benvenuti sul canale ragazzi, nuovo video. Allora oggi pomeriggio vediamo una riparazione molto facile di un modello di Motosega Oleomac veramente leggendario. Dovremo solo andare a sostituire una molla antivibrante in acciaio, ma vediamo come fare. Vi insegno tutti i passaggi, seguite il mio video. Andiamo al banco e lavoriamo. 12 seconds later. Ecco qua, questa è la Motosega, ovviamente senza barra perché ha solo bisogno di un cambio ammortizzatore del manico. Poi andiamo a vedere come. L'ammortizzatore dovrebbe essere questo, poi controlliamo. Comunque è un ammortizzatore in acciaio. Vi faccio vedere il codice. Il codice è questo: 094600101AR EMAC SPA, pezzo di ricambio. Questo qua è l'antivibrante praticamente che separa il manico dal corpo macchina. Andiamo a vedere un attimo dov'è il problema. Allora, vedete? Si è spezzata la molla in quel punto lì, quindi dobbiamo separare la capotina, il coperchio filtro, togliere tutto, togliere anche i fili dell'interruttore e andare a lavorare qui dentro. E poi dobbiamo togliere la vite che va da qua al manico e rimontare tutto. Questa ragazzi è una macchina leggendaria, ha fatto la storia di Oleomac. Chi ce l'ha è fortunato perché ha un pezzo di storia in mano e funziona ancora molto bene anche a distanza di decenni. Come olio io utilizzo sempre questo tipo di olio qua dell'Oleomac, quindi originale, tutta la boccetta su 5 litri e si mischia bene e si fa una miscela fatta bene. Poi come olio catena uso Forestal, Orego o anche il suo olio Oleomac per la catena. Eccola qua, vedete, ha lavorato, però è ancora messa bene. Facciamo il lavoro, vediamo tutti i passaggi. Allora, ci siamo posizionati così e speriamo che si veda abbastanza bene. Comunque, il pezzo da cambiare è questo e andrà montato tra qua il manico e il corpo macchina, e praticamente questo va a tirare su una vite sul cilindro. Quindi per arrivare alla vite lì dobbiamo togliere tutta la copertura qua, ma è molto facile perché avete una vite qua e poi ci sono tre viti Torx, una qua e una là in fondo, da togliere ed estrarre la capottina qua. E poi ci sono i due fili dell'interruttore. Quindi andiamo a togliere queste viti qua. Vi faccio vedere. Alcune macchine qua hanno anche il compensatore bianco, poi dipende dalla serie, dal modello, eccetera. Adesso togliamo la capottina. Non serve levare la candela, guardate. È un'operazione abbastanza semplice. Qui avete i due fili. Qui ci sono due fili da togliere. Li stacchiamo. E questa è venuto via. Ok, adesso prendiamo una chiave da 8, mi avvicino un po' di più così vedete. Vediamo. Ok, la vite qua, ecco, io questa consiglio metterci un po' di Loctite dopo, rossa, o va bene anche quella blu se ce l'avete. Ok, vedete che è spaccata qua. Questo è il pezzettino. Ora, la vite che trattiene la molla qua è una Torx, quindi usate la Torx, ci infilate dentro là e girate. Vi assicuro che ci passate, non è un problema. L'abbiamo tolta. Su alcuni modelli Oleomac di Motosega vi serviranno degli estrattori apposta, soprattutto quelle nuove. Adesso per togliere la vite lì, e tagliamo un pezzettino di molla, tanto ormai è rotta, e così estraiamo la vite che la riutilizzeremo per montare il nuovo antivibrante. Ok, una volta tolta la vite da dentro l'antivibrante, praticamente ho segnato un po' col seghetto, poi l'ho piegata per riuscire a liberare la vite, montiamo il ricambio nuovo. Vedete la differenza? Ok, quindi si era proprio spezzata. Ristagliamo tutto. A questo punto c'è la sua rondella speciale che va a stringere sulla trivibrante.
e montiamo della loctite rossa in modo che non si sviti più, perché queste tendono a svitarsi. Ok, ne basta un goccio. Ecco qua, e stringete bene, fatto, e avete montato l'antivibrante nuovo. Lavoro fatto, rimontiamo la capottina, abbiamo finito. Ecco qua, e abbiamo fatto il lavoro, sostituito l'antivibrante e quindi si potrà ancora lavorare. Macchine veramente leggendarie, questo tipo di macchine. Per esempio sulla campana, se voi usurate praticamente la campana a denti dritti, potete montare praticamente il rocchetto con anello autoallineante. Macchina eccezionale. Bene, diciamo che la riparazione è finita. Later. Video finito, ragazzi, avete visto come abbiamo riparato questa motosega? È veramente passaggi veramente facili, semplici e non c'è molto da fare. Questa motosega è leggendaria, durevole, ragazzi, chi ce l'ha è fortunato perché ha in mano veramente una cosa storica dell'azienda Oleomac. Quindi la puntata la chiudiamo qui e facciamo lo stacchetto finale come al solito, e da Rig Type è tutto. Ciao, buon pomeriggio.